come in Detroit. Allora, perfetto ragazzi, mi sono accorto adesso di essere live. Salve a tutti, siamo su Detroit Become Human. Buon anno, tra l'altro. E niente, siamo arrivati al terzo episodio e proseguiremo appunto oggi. E andiamo, facciamo continua e vediamo che cosa dobbiamo fare. La festa più noiosa a cui sono stato negli ultimi 25 anni. Ogni volta che vado a uno di questi eventi mi chiedo: ma cosa diavolo ci faccio qui? Odio i cocktail party e tutti quei chiacchieroni che ci vanno. È un'occasione per incontrare quelli che ammirano il tuo lavoro. Sì, a nessuno frega niente dell'arte. Mi interessa solo sapere quanti soldi ci potranno fare. Ma andiamo, facciamoci un drink. Tutta questa eccitazione mi ha fatto venire sete. Ok, spingi. Ovviamente. Scotch liscio, giusto? Assolutamente. Ovviamente sto a fare l'invio, si è svegliata tutta casa. Scusate, ragazzi, se sentite sono abbastanza vecchio da scegliere le mie medicine. Qualche rumore. Versa. E niente, c'è gente che urla. Hai lasciato la luce dello studio accesa? No, sono sicuro di aver. Chiama la polizia. Che vuol dire? Mi sono un attimo perso, sta a sentire la gente polizia che urla. Di Detroit, posso aiutarla? Parla l'androide di Carl Manfred, 8941 Lafayette Avenue. Siamo rientrati a casa e le luci sono accese. Possibile intrusione. Una pattuglia è in arrivo. Andiamo a controllare. Dobbiamo proprio? E niente, parlano. Scusate, eh. Leo, che stai facendo? Rifiuti di aiutarmi, mi aiuto da me. È assurdo quanto paghino questa merda. Non toccarli. Senti, tanto prima o poi diventeranno miei comunque. Consideralo un piccolo anticipo sulla mia eredità. Marcus, fallo allontanare da lì. Mandalo via. Allora, ragionevole, ragionevole. Non fare così, Leo, non serve a niente. Mi dici sempre solo di andarmene. Che c'è, va? Non valgo niente. Non sono perfetto come questo cazzo di appare. Adesso basta, fuori, adesso, Ma forza, poi cos'ha di via! così speciale, eh? Cos'ha che io non ho? Lascialo stare! Dai, vediamo che sai fare! Marcus, non difenderti, hai capito? Non fare niente. Dai, che aspetti? Colpiscimi! Vuoi essere un uomo? Dimostramelo! Smettila! Qual è il problema? Sei forse una fighetta? Smettila, Leo! Basta! Troppa paura per reagire, brutta puttanella! No! Scusa, mi dimenticavo, non sei una persona, sei solo un fottuto pezzo di plastica! No, Leo, lascialo Ascolta. stare! Ti distruggerò e resteremo solo io e mio padre, ti farò a pezzi e nessuno pregherà un cazzo, e sai perché? Perché non sei niente, hai capito? Niente! Io ragazzi,
Corn, ho, no! Cioè, ho preferito non reagire. No, Carl, no. Gli umani sono macchine fragili. Carl, non lasciarmi, ok? Non andartene, ti prego. Ricorda, Marcus. Non permettere a nessuno di dirti chi sei. Ok. No, no, papà. No, ti prego. È tutta colpa tua. Non sarebbe successo, è colpa tua. Oddio, non lo so, in realtà è colpa tua. L'androide, è stato l'androide. Ma non sono stato io. Ah, ecco, bene, perfetto. Ci hanno sparato. Aspettate un attimo, scusate. Ok, perfetto. Dovevo chiudere le finestre. Allora, Leo accusa, bla bla bla, continua. Qui siamo sicuramente con la ragazzina e l'altra androide. No? Ok. Fine corsa. Fine della corsa? Sì, dovete scendere. Svegliati. Dobbiamo andare. Ok, scendi dall'autobus. Che vuol dire? Non ho capito. C'era da premere qualcosa, ho premuto due. Andrà tutto bene. Troveremo dove dormire. Guarda, meglio con me che con quel pazzo di tuo padre, oggettivamente. Ragazzi, se avete visto nell'episodio precedente, il padre è un fottuto psicopatico. Veramente, mamma mia, oh. Vediamo qua se c'è qualcosa dove rifugiarsi. Una casa abbandonata. Almeno staremo all'asciutto. Cara, questo posto non mi piace. Lo so. Solo per questa notte, non ci cercheranno qui. Qui si può tagliare la recinzione. Sì, dove prendo la tronchesina? Di qua non c'è più niente. La tronchesina. Cioè, io sto in mezzo alla strada così e tu mi chiedi una tronchesina, ma...
Vediamo più avanti. Perché si è fermata? Perché ti sei fermata lì sotto? Alice, ma tu stai gelando. Sto bene, non ho così freddo. Vi siete persi? Non so dove andare. Conosco chi può aiutarvi. È dall'altra parte della città. A noi serve stanotte. Forza, Alice. Grazie per aver scelto Detroit Buses. Allora, proviamo a vedere dentro al negozio qua se c'è qualcosa. Vediamo. Il negozio è ancora aperto. Forse dovremmo entrare. Così non prenderai freddo. Convinci il negoziante ad aiutarti. Che cosa vuoi? Ho una bambina e non sappiamo dove andare. Avrebbe dei soldi per pagarci una stanza? Oh, cazzo. Un androide a cattone. Oh, questa è bella. Senti, questo è un discount, non l'esercito della salvezza, ok? È meglio che tu vada se non compri nulla. Allora, sul fatto di rubare non sono tanto convinto, oggettivamente. Anche perché c'è sta una telecamera, quindi non so quanto sia furbo rubare. Ah, perfetto, buonissimo, non ci ha proprio visto. Mi fa piacere. Non ci ha beccato. Almeno fino adesso potrebbe uscire dal negozio e beccarci, però credo non se ne sia accorto. No, ho sbagliato il tasto. Scusate. Stai bene? Sì, è solo un graffio. Sta attenta. Niente paura, do solo un'occhiata. Va bene.
testa è chiusa, ovviamente. Te pare che è aperta la porta. Alice? Alice? No, che è sparita. No, dai. Aspetta, che cosa fai? Visitatori. Ralph non ama i visitatori. Ma chi è Ralph? Fanno male, Ralph. Non so cosa ti abbiano fatto gli umani, ma lei non c'entra niente. Tutti gli umani vogliono farci male. Ma Ralph non glielo permetterà più. No, non glielo permetterà. È una bambina, non ti farà del male. Bambina? Non è una bambina. Comunque cosa importa? Come non è una bambina, è davanti a te una bambina. Non sapevo fossi qui. Ci serve un posto per la notte. I visitatori sono cattivi. Ma non è vero, io sono guarda, buona. Siamo buoni noi. Male, rassicura. Non devi avere paura. Non ti faremo alcun male. Hai la mia parola. Dovete scusare Ralph. Ralph fa ancora fatica a controllarsi. A volte la paura gli fa fare cose di cui si pente. Ralph ha vissuto momenti brutti. Ha paura che gli umani lo possano trovare ancora. Restate se volete. Ralph non vi farà male. Dai, proviamo, resta, damogli fiducia. Ok. Solo stanotte. Forza! Venite! Sì, però forza, posa quel coltello, facce sto piacere. Di qua! Ralph vive qui da quando è scappato. È bello come parla di se stesso in terza persona. Gli umani si accampano qui, ma Ralph si nasconde finché non se ne vanno. Venite! Sì, sì, vengo, vengo. Rassicurante, siamo con uno che parla di se stesso in terza persona, però, ripeto. Forza! Fate come foste a casa vostra. Ralph andrà nell'altra stanza. Vorrebbe stare con voi. Ma ha delle cose da fare. È solo per stanotte, Alice. Troveremo un altro posto. Ok. Vediamo dove puoi stare. Allora, diamo una analizzatina alla casa. No, non ancora. Allora, dice accendi fuoco. Vediamo che cosa dobbiamo fare. RA9. Che significa? Cosa? Quei simboli. Perché li hai scritti? Non lo so. Bene. Non lo so. Bene, ci fa piacere che tu sia molto, come dire, cosciente di te stesso. Perfetto. Parla di sé in terza persona, non sa perché scrive sul muro, sul muro. Siamo veramente in buone mani.
Ok, il letto è fatto. Accendiamo il fuoco. Che manca? Manca la legna. Vieni a dormire. Ho fatto il possibile. Non è molto, ma almeno starai al caldo. Beh, ragazzi, meglio di così non si può fare, dai, su. Che vuoi di più dalla vita? Perché non mi voleva bene? Perché era sempre arrabbiato con me? Volevo solo vivere come le altre bambine. Forse ho sbagliato qualcosa. Non ero abbastanza brava. Ecco perché era così arrabbiato. Volevo che fossimo una famiglia. Volevo che mi volesse bene. Non potevamo essere felici. No, tuo padre ha bisogno di uno psichiatra. Non mi lascerai, vero? Prometti di non andartene. Prometti, nessuna promessa. Che facciamo? Vabbè, prometti. Te lo prometto. Abbiamo fatto i cavoli nostri. Per sempre. Per sempre. Sta con Alice. Io non mi fido de coso là. Del tizio, dell'androide là strano. Oggettivamente. Non mi ispira molto sentimento. Ok, e anche questa l'abbiamo sfangata. Ok, facciamo continua. Ragazzi, lo porterò spesso il gioco perché è abbastanza lungo, quindi lo troverete spesso, insomma, ci troverete spesso qui live su Twitch, insomma, quindi ho detto due volte, insomma. E mo chi è questo? Mia, c'ho sta tossetta. Allora, non ho capito una cosa. Poi se no facciamo la fine dell'altra volta che falliamo la missione. Tutti i sistemi, modalità bassa energia, difettoso.
componente gamba destra e sinistra mancante. Postura eretta impossibile. Ok, siamo messi bene. Benissimo, direi. Vista compromessa, interfaccia mentale danneggiata. Bene. Questa l'abbiamo vista. Regolatore pompa tirium. Ok, questo era quello di prima. Processore audio corruzione. Bene, perfetto, siamo a postissimo. Sostituisci le gambe. Ma siamo il robot di Carl? Del signore anziano morto, quello lì sulla sedia a rotelle, ragazzi, per capirci. Non ho capito. Sì, perché la polizia ci ha sparato tipo in testa. Un secondo. Recupera gamba sinistra funzionante. Ah, incompatibile. Ok, compatibile, perfetto. Ok, adesso presumibilmente possiamo camminare. Infatti fa alzati. Alzati. Sì, però siamo mezzi rotti, c'è tipo il processore audio. Infatti non sente niente. C'è un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho! Trova Jericho! Inquietante. Questi chi sono? Te pare, certo, mi sembra naturale. Thank you.
che cosa. Vabbè, la fortuna, oh. Ridagliete con sta tosse, scusate, eh. Ok, compatibile l'abbiamo trovato, ce l'abbiamo fatta. Adesso ce ne possiamo andare. No, sbagliato direzione, scusate. Questi giochi la telecamera non ti aiuta per niente. Da nessun comando qui. Che non sia qui dove devo andare. Infatti ci mancava qualcosa al processore audio. Adesso va meglio. Bene, ma non benissimo. S, scusate. Ciao. Le voci. Sono un androide a K700, progettato per servirti. Cosa posso fare per te? Ciao, sono un androide a K700, progettato per servirti. Cosa posso fare per te? Ciao, sono un androide a K700. Non ho capito che devo fare perché. Per servirti. Cosa posso fare per te? Allora prendi e. Ciao,
sono un androide. Ok, scusate ragazzi perché sto a sentire le voci da gente che parla. Ok, oggettivamente va meglio. Allora, dice sali il pendio. Sì. Ok, ci siamo riusciti. C'è strappa. Quella a che cosa serviva? Non lo so. Ok, dall'oltretomba. Marcus torna dall'aldilà. Dai, fino a qua ce la stiamo cavando, diciamo, abbastanza bene, dai. Trova Amanda. Comunque so che non frega niente a nessuno, ma c'ho un'acidità di stomaco che è una cosa clamorosa. Mi basta mangiare una cosetta che mi torna su tutto. Trova Amanda. Amanda. Una parola. Comunque ripeto ragazzi, graficamente, diciamo, essendo anche un gioco PS4 di qualche anno fa, portato sul PC, direi tanta roba, eh. Dove sta Amanda?
Giustamente c'è scritto trova Amanda, quindi... Ah, ma non è che sta sopra quel coso? Aspetta un attimo. Pure io, vabbè, sono accecato. Comunque, le telecamere non aiutano. Poi lei vestita di bianco, o lui vestito di bianco. Salve, Amanda. Connor, che piacere vederti. Mi aspettavo che trovassi il deviante che ha ucciso quell'uomo. Devo ammetterlo, sono piuttosto delusa. Mi dispiace. So che ho fallito. Non fa niente. Sono certa che in futuro sarai più lungimirante. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Che ne pensi di lui? Intrigante. Lo ritengo irascibile e socialmente compromesso. Tuttavia lo reputo un buon detective. Ha una personalità intrigante. Sfortunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Come pensi di approcciarti? Adattamento indifferente. Adattamento. Mi adeguerò al suo carattere. Per il bene delle indagini sarebbe meglio evitare disguidi e cercare di assecondare la sua personalità. Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la Cyberlife abbia mai creato. E sei in grado di capire cosa sta succedendo. Conti su di me, Amanda. Porta avanti le indagini e trova una soluzione. Ottimista, Amanda. Presto, Connor. C'è poco tempo. No, perché l'altra volta quando abbiamo fatto l'indagine ho fallito miseramente perché sono rimbambito a questi giochi e quindi ho fallito miseramente. Devo vedere il tenente Anderson. Hai l'autorizzazione? Sì. Non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. La tensione nell'Artico aumenta ancora. C'è un presunto scontro tra una portaerei russa e un pattugliatore americano. Sono stati yes, my first time. Avvertimento. Vix, ministro della difesa, l'ha definita una provocazione. La scrivania. Trova la scrivania. Trova la scrivania del tenente. Sono conferenza internazionale. Per adesso non è giunta alcuna risposta né da Mosca né da Washington. Ah, ok, si doveva entrare qua. Ci sono tante scrivanie. Vabbè, questo è un leggi che ci interessa poco. Forse è questa? No, P.O. Person.
Collins, Anderson. Mi scusi, sa a che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Grazie. Allora, sediamoci. Esplora il nuovo ufficio, che vuol dire? Alzati. Scopri di più sul tenente Anderson. Cuffiette. Cuffie, no, cuffiette. No, non mette la musica per copyright. Bravo, perfetto. Chiama Hank Anderson. Sì, sono Hank. Ora non ci sono. Lasciate pure un messaggio se volete, tanto non vi richiamerò. Beep, eccetera. Ah, simpatico. Vabbè, lascia un messaggio, tenente, dai. Anderson, sono Connor, l'androide inviato dalla Cyberlife. È quasi mezzogiorno e la sto aspettando qui in ufficio. Analizziamo. Allora, 8 indizi. Ciambelle, ammazza, mangi pesante, eh. Caffè freddo, vabbè, tracce di caffeina. Vabbè, la mattina la ciambellina ci può stare. A meno che non sei a dieta. Usa il cervello, non il tuo androide. Spazi liberi dagli androidi. Non sono ben visti questi androidi, ragazzi, oggettivamente. Provenienza Jimmy's Bar. Fiammiferi. Peli di cane, San Bernardo. Squadra di intervento Red Eyes 2027, unità pluridipartimentale, responsabile smantellamento rete di spaccio di Red Eyes del 2028. No, questo l'abbiamo già letto. Idem, le ciambelline idem. Ah, il cappellino. Cappellino. Berretto pallacanestro Detroit. Cotone 90%, vabbè, poliestere. Allora, la polizia di Detroit ferma il traffico di Red Eyes. Oltre 50 arresti in tutto il paese. La polizia di Detroit ha inferto un duro colpo al dilagante spaccio di Red Eyes grazie al sequestro di droga per un valore di $500,000 e all'arresto di numerosi ricettatori e spacciatori di primo piano che ora si trovano dietro le sbarre. Il giovane promettente detective Hank Anderson è stato fondamentale per l'operazione, che ha richiesto mesi di scrupolosa pianificazione. L'amministrazione municipale ha descritto il lavoro di Anderson e dei colleghi un perfetto esempio di intraprendenza investigativa. Viene promosso a tenente. Vabbè, mo ragazzi, posso star a leggere tutto quanto. Insomma, se volete ve lo leggete da voi.
Nuovo record di sequestri di Redice. Quasi una tonnellata di Redice è stata rinvenuta nella stiva di un'imbarcazione dopo una lunga indagine condotta dal tenente Anderson. Vabbè, ve lo leggo. Il tenente più giovane della storia della polizia di Detroit, il tenente Anderson, Hank Anderson, è tra i detective più decorati nella storia recente della polizia di Detroit, mettendo a segno una serie di arresti importanti e servendo il corpo di polizia con abnegazione. Secondo il capitano Fowler, la promozione è stata una conseguenza naturale e ha descritto Anderson come l'agente più in gamba con cui abbia mai lavorato. Si presume che il nuovo tenente farà carriera rapidamente ed è già stato indicato come potenziale futuro commissario. Ok. Questo l'ho letto. Piacere di rivederla, tenente. Ah, merda. Ah. Hank! Nel mio ufficio! Allora, vediamo di entrare e fare le cose fatte bene a sto giro, perché prima... nello scorso episodio abbiamo fatto un sulla casino. Sulla mia scrivania ogni giorno arrivano 10 nuovi casi su androidi. Prima erano incidenti isolati. Signore che perdevano il loro robottino, stronzate del genere. Ma ora riceviamo rapporti di aggressioni e omicidi come quello di ieri notte. Non è più solo un problema della Cyberlife. È un'indagine vera e propria e dobbiamo risolverla prima che le cose si mettano male. Indaga su questi casi per capire se c'è un qualche nesso. Perché io? Perché devo occuparmi di questa merda? Sono il poliziotto meno adatto del paese per questo caso. Non ci capisco un cazzo di androidi, Jeffrey. Non so neanche settare il mio telefono. Tutti sono oberati. Credo che tu sia perfettamente adatto a questo tipo di indagine. Stronzate! La verità è che nessuno vuole indagare su questi androidi e così devo pensarci io. La Cyberlife ha mandato il suo androide per questo caso. È un prototipo molto avanzato e sarà il tuo partner. No, col cazzo non mi serve un partner, men che meno questo idiota di plastica. Hank, stai cominciando davvero a farmi incazzare. Sei un tenente di polizia, tenuto a fare quello che ti dico e a chiudere quella cazzo di bocca. Sai quante cazzo di cose avrei da dirti? Ok, eh? Ok. Allora farò finta di non aver sentito niente, così non dovrò aggiungere pagine al tuo dossier disciplinare che già sembra un romanzo. La conversazione è finita. Jeffrey, Dio santo, perché vuoi farmi questo? Odio questi cosi del cazzo! Perché mi fai questo? Senti, ne ho abbastanza dei tuoi capricci. O fai il tuo lavoro o consegni il distintivo. E adesso, se vuoi scusarmi, ho del lavoro da fare. Onesto, onesto. Anderson, positivo. Sono contento di essere nella squadra. Le assicuro che farò del chiudi la porta quando esci. Ah, gentilissimo. Molto, vabbè. Buona giornata, capitano. Speriamo di essergli più utile della volta scorsa, che veramente... ovviamente... sei contentissimo di avermi come amico, come partner, come collega. Comprensivo, pragmatico, dai. Ascolti, capisco di non piacerle, ma dovremo lavorare insieme. Proviamo entrambi a fare uno sforzo. Colleghi. Ora che siamo colleghi, sarebbe opportuno conoscerci meglio. In ogni caso, voglio dirle che sono felice di lavorare con lei. Saremo un'ottima squadra. La faccia è bellissima, ragazzi. C'è una scrivania che possa usare? Quella non la usa nessuno. Che faccia lui, però. Però, ma fantastica.
Allora, che sto esattamente facendo? Ah, il cane Balaganes 3. Ascolta i Knights of the Black Death. A me piace quel genere. È pieno di energia. Così ti piace l'heavy metal? Ecco, a dire il vero non ascolto tanta musica. Ma vorrei farlo. Tre, odio gli androidi? No, vabbè, dai. Ti fa per i Detroit Gears. Denton Carter ha segnato il 53% dei punti con tiri da tre. Ha visto la partita? La stavo giusto guardando al bar ieri sera. Oh. Cane. Lei ha un cane, vero? E tu come lo sai? Peli di cane sulla sedia. Adoro i cani. Come si chiama il suo? Secondo te? Che ne so io. Sumo. Si chiama Sumo. Fowler. Conosce da molto il capitano Fowler? Fowler, vabbè. Sì, da troppo. Odio per gli androidi. A molte persone non piace avere androidi intorno. Mi chiedevo, c'è una ragione per cui mi disprezza così tanto? Sì, ce n'è una. Diccela. Ce n'è una quale? Orario. Orario. Mi chiedevo, lei arriva sempre in ufficio a quest'ora? Arrivo quando arrivo. Basta rompere le palle, ok? Vabbè, iniziamo a lavorare, va. Se ha qualche fascicolo sui devianti, vorrei dargli un'occhiata. Il computer è sulla scrivania, quindi arrangiati. Allora, dunque, formazione scomparsa, vittima, agente referente, caso assegnato a tenente Anderson, stato del caso aperto, androide coinvolto, sì. Il denunciante dichiara di aver lasciato il proprio androide a casa come ogni giorno per andare al lavoro. Al suo rientro l'androide era scomparso, nessuna traccia di effrazione nell'appartamento. L'androide potrebbe aver abbandonato l'abitazione senza ricevere il relativo ordine. Il denunciante afferma di essere stato attaccato dal suo androide modello, vabbè, AP700, numero bla bla bla. L'androide ha messo la casa a soqquadro prima di lasciare l'abitazione. Allora, un secondo, analizza, non ho fatto analizza. No, non volevo leggerli, vabbè. 243 casi. Vabbè, leggere tutti e 243 no, però. È partito da Detroit, poi ha coinvolto tutto il paese. Una X400 ha aggredito un umano la scorsa notte. Potrebbe essere un punto di partenza per l'indagine. Il rapporto dice che l'hanno tagliata. Diretto, diretto. Non lasci che i problemi personali compromettano le indagini, tenente. Non sai nemmeno quello che dici. Perché non esegui il tuo programma e non chiudi quella bocca? Determinato. Mi hanno assegnato questa missione, tenente. Non sono qui per aspettare che abbia voglia di lavorare. Senti, stronzo, se fosse per me vi butterei in un cassonetto e gli darei fuoco. Quindi non rompermi le palle! O potresti finire male. Tenente, scusi se la disturbo. Ho delle informazioni sulla X-400 che ha aggredito l'uomo ieri sera. È stato visto nel distretto di Revendale. D'accordo.
Ok, scusate le voci di sottofondo, non stanno mai zitti. Io odio le voci. Io veramente vi odio. Ok, perfetto. Per fortuna che abbiamo finito, perché veramente non si può vivere così. Stanno zitti H24 quando stai a fare un video, ovviamente parlano. Spero non si sia registrato niente, eh. Nel caso, scusate. Ah, sto sbagliando direzione. Allora, dunque, ragazzi, facciamo così. Siccome è durato abbastanza, io direi che per questo episodio ci fermiamo qui. Come al solito vi invito a seguirci anche sul canale YouTube, che trovate sotto nelle informazioni del canale Twitch. E noi, signori, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!